In Italia, oltre 1 milione di bambini vive in povertà assoluta. La povertà economica alimenta quella educativa, in un circolo vizioso che non lascia scampo. Oggi il 13,5% dei giovani abbandona la scuola prima del tempo. Ma anche nella povertà, uomini e donne non sono uguali. Le donne sono più colpite. La corsa delle ragazze spesso si arresta. 1 su 4 non studia e non lavora. Da grandi lavorano meno degli uomini, soprattutto quando arrivano i figli. Una condizione esasperata dalla pandemia e dalla crisi. Eppure le bambine sono più tenaci a scuola e 1/3 delle ragazze arriva alla laurea, contro poco più di 1/5 dei ragazzi. Ma non basta. Pregiudizi e stereotipi limitano gli orizzonti delle bambine e i loro percorsi futuri. Dobbiamo spezzare questa catena e riconoscere a tutte le bambine e le ragazze l'opportunità di far fiorire le loro aspirazioni. Contro la povertà e per un paese più forte, è tempo di investire sui loro talenti.